il sogno dell'arte continua. Mostra organizzata dalla Venice Gallery presso il monumentale complesso di San Teodoro in Venezia. Mostra eccezionale, internazionale e con la presenza appunto di artisti provenienti da varie parti del mondo. Abbiamo qui appunto Andrei Rist, artista proveniente dalla Romania, che ci porta due pannelli. Due opere che sono tra l'altro inserite all'interno di una rivoluzione, quindi di una di altre opere che hanno a che fare con la tematica della danza, peraltro sono anche inserite all'interno di prestigiose collezioni. L'artista qua ha voluto veramente esprimere il concetto della danza libera e ha scelto due meduse che stanno così nuotando nel mare in maniera fluida, serena, libera. La danza quindi diventa una rappresentazione alta di liberazione, di armonia, di serenità. Solamente che invece di utilizzare l'essere umano, l'artista ha utilizzato un animale che già di per sé si presenta molto sottile, molto impalpabile, quindi la leggerezza anche dell'opera. In questo animale leggero che fluttua all'interno dell'acqua e quindi estremamente libero, estremamente giocoso, estremamente sereno. Infatti sembra appunto portarsi verso l'emersione e dall'altro lato portarsi verso l'immersione, appunto in estrema libertà. L'artista ci dà attraverso queste opere una visione alta di libertà, di voglia di evasione, appunto, che attraverso la danza, che è una delle manifestazioni principali in cui l'uomo si sente libero ed esce dagli schemi, dicevo appunto una visione alta, nella quale si possono ricavare momenti di tranquillità e momenti di leggerezza.